Ciao a tutti, oggi facciamo un esperimento con la resina e con la mimosa. Io penso di non aver mai messo i fiori dentro la resina, quindi oggi lo faremo assieme. Allora, ho già utilizzato un po' di mimosa qui e là e ho già preparato la resina. Userò questo stampo qua bellissimo, blu, quello con i cuori cicciosi. E appunto vedo anche se i fiori restano dentro, si salgono, come si fa, come non si fa, quindi sperimenterò insieme a voi. Allora, per prima cosa mi devo mettere i guanti perché prevedo abbastanza danni, quindi è meglio avere i sui guanti. Allora, ho già preparato la resina. Ok, e ora pian piano la vado a versare nel cuore. Ok, ne farò uno alla volta. Ora mi sa che mi servirà tipo uno stuzzichino. Ok, incomincio a prendere il primo ramoscello. Ho fatto dei ramoscelli e invece proprio di pezzettini di mimosa. Allora, prima di tutto cerchiamo di fare lo zoom. Ok, allora già noto che escono. E questa cosa non va bene. Quindi spatasciamo lì dentro. Ok. Allora, sicuramente ne voglio fare due. Troppo zoom. Perché uno voglio farlo così con i fiorellini. E l'altro voglio metterci anche qualche glitter oro. Voglio vedere la differenza come esce. Però qua stanno salendo questi cosini qui. Lo sapevo che mi davano da fare. Lo sapevo. Direi di metterci un altro ramoscellino che rubo da questo. Qua, esattamente. A parte che ho formato 800.000 bolle, però vabbè. Ma salgono, aiuto. Allora, scolpiamo le bolle. Non è che prendono fuoco i fiori adesso. E se ci verso sopra la resina? Proviamoci. No, escono proprio. Come cavolo si fa a mettere i fiorellini nella resina? Non lo so. Ho riformato altre 300.000 bolle, però. E niente, usciranno. Boh, proviamo a fare quella con i glitter. O al massimo se escono sarà una creazione alternativa. Ora versiamo qui. Sapevo che usciva qualcosa, lo sapevo. Ok. Ora litighiamo anche con queste. Ci sarà un trucco per farli rimanere dentro, ma io per il momento non lo conosco. Ecco, se sapete come fare, fatemelo gentilmente sapere. Guardate, qua sono tutti fuori. Allora, devo prendere altri fiorellini, però. No, così. Questo se la nuota come se fosse una gara, ma io non lo so. Ok, cerchiamo di scoppiare più bolle possibili. Qua continuano a comparire bolle. Cioè, questo perfino è uscito e non c'è più sopra la resina, ma è possibile? Aiuto. Non so sinceramente come fare, però adesso io in questo uno volevo farlo con dentro il glitter. Messi un po' alla casaccio, tanto sarà tutto alla casaccio questa creazione, dato che sta uscendo tutto. Comunque va bene.
Devo proprio metterli alla casacciuola. Entrate però, ok. Entrate. Allora. Volevo farne un altro, ma mi è passata proprio completamente la voglia perché escono tutti. Quindi non lo so. Però, cavolo, non so cosa fare in questo preciso momento. Vorrei provare tipo a farne un altro. Dai, proviamoci. Resina. E adesso vado a prendere altri fiorellini. Ok, ne ho presi un po' e adesso li andiamo a mettere dentro. Questo gambo è un po' troppo lungo. Tac. Mi sento molto una fiorista. Ok. Però penso che saliranno anche questi. Sicuramente perché cosa avranno di diverso? Niente, anzi, sono più balordi questi. Dai, ma perché? Inzuppatevi bene. Oh mio Dio, questo è peggio degli altri. Mettiamo altri fiorellini. Copriamo mettendo fiorellini fioriti. Dove vai? Dove vai? Ma se già fate così, uscite, saltate fuori, cioè avete una propria una vostra personalità. Non lo so mica io. Aiuto, no! Si sono attaccati, cosa è successo? Oh mio Dio, ok. Falso allarme. E poi voglio mettere ancora tipo dell'erbetta che sto distruggendo. No, ne ho presi due. E quindi questa... Non lo so. Mettiamola qui. Ce n'è pochino. Ok, adesso io cerco di scoppiare le bolle e di tirarle in giù quando salgono. Passerò la giornata a tirare in giù le mimose. Vabbè, allora, niente, adesso dobbiamo semplicemente aspettare che tutto questo ambaradam si asciughi e poi scopriamo e vediamo se sono carini oppure no. Che paura. Ok, allora. Si sono asciugati. Ho notato anche che i glitter sono andati tipo anche in questa creazione mi sembra. Poi ho visto anche che, se vedete, i fiorellini alcuni escono, ma fortunatamente sono durissimi, inglobati nella resina. Quindi è anche carino, secondo me, sentirlo che nebbia, non me ne ero accorta. Allora, quindi partiamo subito a scoprirli, non vedo l'ora. Allora, direi di partire dal primo che abbiamo fatto, che è questo qua. Allora, sono molto emozionata e non so come potrebbe venire. Ok, leviamo questo. Vediamo. Giustamente. Oh, ma che bello! Ecco due glitter qui. Ma è bellissimo. Ma se magari metti a fuoco, guarda, ci fai anche un favore, ne? Ok, ce l'ho fatta, ma è bellissimo. Guardate dietro, vedete che escono, ma è bellissimo. Mi piace troppo. Ok, poi vediamo il secondo, quello che l'unico che doveva avere glitter invece praticamente ce li hanno tutti. Oddio, è bellissimo anche quei glitter. Wow. E anche qua dietro è così, ma è bellissimo. Wow. Mi piacciono un sacco. E l'ultimo. Wow, qua c'è un glitter. Ma è bellissimo. No, vabbè, li adoro. Sono troppo belli. Oh, ma questo qua con i glitter mi piace tantissimo. Allora, quello che mi piace di più, non lo so, sono molto incisa perché mi piacciono davvero tutti tantissimo. E sono anche molto soddisfatta del risultato. No, vabbè, mi piacciono troppo. Aia, mi sono tagliata. Oh, che dolore. Comunque. Niente, io sono super soddisfatta, direi che i fiorellini posso utilizzarli ancora perché sono davvero molto belli. Magari voglio provare proprio a metterne tantissimi, poi dovrò litigare dietro per farli stare dentro, però vabbè, quello è un altro discorso, però sono bellissimi.
E niente, dopo questo video qua, veramente sono davvero soddisfatta. Ottimo, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste creazioni. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!